Spaccatura nel centrodestra Ceriale a Lassio sul fronte delle elezioni amministrative. Fratelli d'Italia in questi due comuni ha infatti tolto il simbolo a sostegno di quelli che dovevano essere i candidati della coalizione. Tutto nasce dall'esito negativo delle trattative svolte per cercare un candidato unitario per Ceriale. Lega e Forza Italia hanno annunciato il sostegno alla lista civica di Rodolfo Quilici e il commissario provinciale savonese di Fratelli d'Italia, Pierpaolo Pizzimboni, in accordo col coordinatore regionale Massimiliano Iacobucci, ha ritirato il simbolo. In una nota di Pizzimbone si legge che per coerenza lo stesso atteggiamento è stato deciso anche per Alassio, dove Fratelli d'Italia quindi non appoggerà più la candidatura del sindaco uscente Enzo Canepa. E a questo punto non sembra un caso il fatto che ieri sera il commissario savonese Pizzimbone sia intervenuto alla presentazione della lista lassina che sostiene la candidatura a sindaco di Marco Melgrati. Resta da capire se il cambio di corsa di Fratelli d'Italia possa avere ripercussioni sulla validità delle firme raccolte per presentare quelle che dovevano essere le liste unitarie del centrodestra. Se così fosse, Lega e Forza Italia saranno costrette a una corsa contro il tempo per raccogliere nuovamente le firme entro il fine settimana. A Imperia non esiste soltanto un numero per chiamare i taxi, a farlo sapere sono gli stessi tassisti spiazzati dalla notizia diffusasi nei giorni scorsi in base alla quale nel capoluogo ora è a disposizione un numero unico che risponde allo 0183 3737. Il numero è corretto e corrisponde a una piattaforma informatica alla quale però non hanno aderito tutti i tassisti imperiesi. Restano pertanto in vigore anche gli altri numeri di telefono, quello di Piazza Dante che è lo 0183 29 2990, quello della pensilina di Porto Maurizio che invece è lo 0183 60 800 e il numero obbligatorio di reperibilità notturna valido dalle 20 alle 8 del mattino che invece è il 347 86 94 070. I numeri per chiamare un taxi a Imperia sono quindi in totale ben 4. Il cimitero di Costa Doneglia è invaso dalle erbacce. La segnalazione arriva da dei nostri telespettatori che in questi giorni si sono recati sulla tomba dei loro cari e hanno trovato una situazione non certo confacente a un luogo come un camposanto. Alcuni privati hanno provveduto a tagliare l'erba attorno alle tombe di famiglia, ma in generale il quadro raffigura uno stato di abbandono. A quanto ci viene segnalato, al contrario del passato, oggi non esistono più responsabili della cura dei cimiteri, ma i servizi vengono affidati dal comune di Imperia a delle cooperative che intervengono saltuariamente, con risultato appunto che tante tombe sono avvolte dall'erba alta e quasi non più visibili, una situazione che provoca ulteriore dolore in quanti si recano in visita ai propri cari e l'auspicio è quindi che chi di dovere intervenga con urgenza. È stata presentata a Genova la seconda edizione del rapporto strategico Liguria 2022 realizzato da The European House Ambrosetti in collaborazione con Regione, grandi imprese del territorio, Camera di Commercio di Genova, Camera di Commercio di Viale di Liguria e Associazione Smart City. Partendo dalla visione Liguria dal mare alla vita presentata durante la prima edizione del forum lo scorso anno, sono stati individuati 3 progetti ritenuti in grado di accelerare il percorso di sviluppo della regione. Il primo riguarda Genova, capitale della Maritime Economy, che genererebbe fino a 2,8 miliardi di euro di valore aggiunto. Il secondo, l'Alta Scuola Internazionale degli Studi di Turismo, vale a dire un centro di ricerca avanzato. E il terzo è definito Liguria, una regione di vita e di innovazione. E tra i vantaggi prevede l'attrazione di giovani neolaureati e imprenditori e la specializzazione di competenze su nautica, sport, scienze di vita, cyber security e industria 4.0. La valorizzazione di queste competenze rappresenta il primo tassello di un percorso più ampio di riposizionamento strategico della Liguria. Ciao a tutti, sono Massimo Morini dei Buio Pesto, i quali ovviamente non potranno che essere presenti a un appuntamento importantissimo, la partita del cuore della Nazionale Italiana Cantanti, che si svolgerà mercoledì 30 maggio 2018 all'interno dello stadio Luigi Ferraris di Genova, che noi sempre e per sempre continueremo a chiamare Stadio di Marassi. Nazionale Italiana Cantanti contro Campioni del Sorriso per raccogliere fondi per il Gaslini e per l'AIC. E sapete perché sto facendo questo filmato?
Vabbè, i Buio Pesto saranno presenti, saremo in campo, canteremo qualche canzone tra le 20 e le 20.30 prima dell'inizio della partita e prima dell'inizio della diretta su Rai 1 per dare il nostro apporto a questa nobile causa. Ma qui si deve parlare della mia carriera di calciatore. Chi mi conosce bene sa che ho giocato tantissimo a pallone ad altissimi livelli, soprattutto per beneficenza, anzi diciamoci la verità, solo per beneficenza. In 30 partite ufficiali ho fatto 12 gol. Ma adesso, alla mia veneranda età, con le ossa che scricchiolano, ho un po' paura di farmi male e che mi venga un coccolone mentre gioco. Per cui ho deciso di dare l'addio al calcio giocato. È così, è così. E sì, lo so, è un dolore per tanti, ma è la verità, devo farlo. E per cui ci vuole una partita d'addio, che sarà questa. Per cui voglio assolutamente giocare in campo la partita della Nazionale Italiana Cantanti, la partita del cuore. Però c'è un problema. La Nazionale Italiana Cantanti non mi vuole far giocare a meno che non si verifichi una condizione. E sapete qual è? Che i fan di Buio Pesto comprano 10.000 biglietti. 10.000! Ma siete impazziti! Ma sono un'enormità! Per cui vi chiedo di darmi una mano. Magari c'è un po' di margine di trattativa su questo. Però pensate che se verranno venduti 10.000 biglietti, io giocherò 5 minuti. E nel secondo tempo. E probabilmente gli ultimi 5 minuti del secondo tempo. Per cui sarà la mia partita d'addio come per i grandi calciatori. Poi uscirò dal campo e tutti amici. E poi ci rivedremo solo sui palchi durante i nostri concerti. Tutto quello che ho detto fino adesso è poco di più di uno scherzo, ovviamente. Andate su www.partitadelcuore.it e comprate questi belindi biglietti. Costano pochissimo, divertimento assicurato, un sacco di calciatori, cantanti, attori, attrici. C'è di tutto veramente quella sera e sarà un grande spettacolo benefico. Mi raccomando, perché è importantissimo far vedere che la Liguria e i Liguri, quando si tratta di parlare di solidarietà, di beneficenza, non sono secondi a nessuno. Per cui conto su di voi, contiamo su di voi. Ciao! Per balzelli di ogni genere l'Italia è ai primi posti in classifica. Amara soddisfazione per noi cittadini che troppo spesso dobbiamo mettere mano al portafogli. Tutti in campagna elettorale promettono sgravi fiscali, facilitazioni di ogni tipo, cominciando da quegli astrusi moduli che solo il commercialista può capire e compilare. È l'Italia delle promesse e dei creduloni. È l'Italia che non ha ancora un governo e in neppure 3 mesi pensa di tornare alle urne. I partiti litigano ma non si mettono d'accordo e il paese, per colpa dei molti, continua ad andare inesorabilmente alla deriva. Siamo l'Italia dei furbetti, non solo dei ladri, ma anche dei masochisti. Ognuno guarda al proprio orticello mentre le grandi distese della nazione vanno a farsi benedire. I partiti litigano senza un fondamento ideologico, si azzuffano, si insultano per strappare la poltrona a tutti i costi, predicano praticamente la stessa cosa, utilizzano spesso slogan inventati da altri. È veramente il teatrino della politica. Le tasse non perdonano e difficilmente verranno diminuite. Ora c'è anche il balzello sul caro estinto a denunciare l'assurdità e una vedova di Lavagna costretta a pagare 400 euro per avere in affidamento le ceneri del marito. Trasferitasi in altra località ha dovuto mettere ancora mano al portafogli, altre tasse. Adesso, dopo qualche anno, è tornata a Lavagna e il comune le ha chiesto altre 400 euro. Fanno pagare la tassa di trasferimento anche al caro estinto. Ecco la conferma che il fisco non molla neppure quando si è morti. San Pacomio. Nato nell'Alto Egitto intorno al 292 da genitori pagani, fu imprigionato a Tebe dal governatore per essere mandato in guerra. La notte un gruppo di sconosciuti raggiunse i prigionieri portando loro del cibo e dicendo di essere mandati dal Dio del cielo. Congedato alla fine della guerra, Pacomio decise di convertirsi e si unì a una comunità dove venne preparato al battesimo. Fondatore del monachesimo cenobitico, organizzò i suoi compagni a partire dalla mensa comune e dalla cassa unica per i frutti del lavoro. Uomo umile, non volle mai essere ordinato sacerdote,
benché richiestogli da molti vescovi che ricorrevano al suo consiglio. Morì il 9 maggio 346 nel monastero di Pnum. Per sua volontà, il suo corpo venne sepolto in un luogo sconosciuto.